Valle di Fiemme, foresta di Paneveggio, siamo nel cuore del parco naturale di Paneveggio, Palle di San Martino, e stiamo parlando di uno dei più significativi patrimoni forestali che possiamo ritrovare non solo in Europa ma nel mondo. Ecco, come si spiega la straordinarietà di questo territorio, la ricchezza forestale di questo ambiente? Ne parliamo con Alberto Volcan, che di professione è guardia parco, e qui troviamo appunto queste piante che, come vedremo, sono anche piante eccezionali dal punto di vista anche di ciò che significa l'abete di risonanza, cioè il mito, ecco, di questa produzione. Però un terreno innanzitutto porfirico e quindi molto fertile. Esatto, la foresta di Paneveggio è sicuramente a livello europeo una delle più fertili e più rinomate a livello europeo, e il motivo anche di questa sua fertilità, di questa sua vigorosità, è dato proprio anche dal substrato su cui poggia questa foresta, cioè la roccia madre, che è appunto il porfido, che insieme all'esposizione, alla quota e al clima ha dato origine a questa meravigliosa foresta, che è di proprietà della provincia autonoma di Trento e che nel corso dei secoli è stata sfruttata, tra virgolette, per la risorsa del legname, ma anche dal punto di vista ambientale offre degli angoli e delle specie botaniche molto interessanti e molto particolari. Durante l'inverno questo territorio offre degli scorci di panorama assolutamente splendidi: c'è la neve, c'è il freddo, c'è la brina e quant'altro. Per quanto riguarda la foresta, sostanzialmente il freddo è una componente fondamentale, anche perché l'inverno le piante vanno in riposo vegetativo e contribuiscono con quello anche alla qualità di questo tipo di legname che cresce qui nella foresta di Paneveggio. Durante l'inverno, specialmente qua a Paneveggio, dove ci sono all'interno della foresta tutta una serie di animali sostanzialmente, che per riuscire a sopravvivere all'inverno assumono varie strategie. Abbiamo ad esempio lo scoiattolo, che va in semiletargo, cioè dormicchia un paio di settimane, poi si risveglia e va ad alimentarsi con le pigne raccolte durante l'estate. Oppure altri animali, che ad esempio come i pesci, ad esempio come le trote, che man mano che l'acqua diventa più fredda vanno anche loro in una sorta di letargo, rallentano tantissimo la loro biologia e riescono così a consumare meno energie e a superare il periodo sfavorevole che è quello dell'inverno. Senza dubbio un posto di rilievo va dato al cervo, alla specie del cervo, ed è senza dubbio l'animale più rappresentativo qui all'interno del parco. Per darvi alcuni numeri, all'interno dei 20.000 ettari di territorio di parco siamo oltre i 2.000 capi, per darvi alcuni numeri di ordine di grandezza. Ecco, il cervo sicuramente in queste foreste ha trovato un habitat molto confacente alla sua biologia, e durante l'inverno passa la stagione, diciamo così, meno favorevole, utilizzando il grasso che è riuscito ad accumulare durante l'estate e l'autunno, pascolando nei prati qui di Paneveggio e nella foresta. In questa maniera riesce a superare l'inverno e poter arrivare alla primavera in condizioni ottimali. Noi adesso torniamo all'economia e torniamo in ambiente diciamo di produzioni forestali, anche con questa curiosità che è rappresentata dall'abete di risonanza. Torniamo nell'ambito delle produzioni forestali e qui vediamo un classico piazzale di lavorazione, o meglio di selezione dei pezzi. E per quali destinazioni? Ma la maggior parte di queste catastre, di questi lotti che sono presenti qua nel piazzale, verranno destinati alle industrie di fabbricazione di mobili e per l'edilizia soprattutto. Questo è un po' l'utilizzo della produzione di legname che viene fatta qui. Un legname molto pregiato che arriva addirittura in alcune iperselezioni a diventare il cosiddetto abete di risonanza. Esatto, la foresta di Paneveggio è chiamata anche foresta dei violini proprio per questa particolarità, che all'interno di questa foresta l'abete rosso ha una mutazione che
per la quale diventa abete di risonanza e dà origine a un legname molto particolare con una conducibilità del suono molto, molto forte, e viene usato proprio per le casse armoniche di violini, violoncelli e altri strumenti a corda. C'è un segreto, una particolarità che fa di un abete di risonanza. Dal punto di vista morfologico, quando la pianta è ancora in piedi, con molta esperienza si può avere alcune indicazioni abbastanza precise su quale sia se sia o no di risonanza. Però senza dubbio lo si può vedere effettivamente con precisione solo quando la pianta è abbattuta e portata qui nel piazzale, con alcune indicazioni particolari per vedere se è di risonanza oppure no. Che sono appunto la regolarità innanzitutto degli anelli? Regolarità degli anelli e le introflessioni, che non sono altro che sostanzialmente nel perimetro di ogni anello ci sono alcune introflessioni, appunto delle piccole gobbe che radialmente dall'esterno arrivano al centro del tronco, e queste sono quelle che danno maggior conducibilità al suono. Abbiamo comunque nella xiloteca, come col vino, tutte le annate a partire da 10-15 anni fa. Quindi il liutaio può scegliere legno più o meno stagionato a seconda dell'utilizzo che ne vuole fare. Bisogna pensare sempre che qui durante l'inverno arrivano liutai da ogni parte del mondo e contribuiscono a portare in giro per il mondo anche questa nomea sulla foresta dei violini di Paneveggio.